è necessario che ci purifichiamo, il nostro cuore non sia condiviso con altro, il nostro cuore non sia, dal punto di vista spirituale e morale, affaticato per via di ciò che ci circonda. Siamo chiamati in questo mondo, in questa società, in questa generazione, in questo luogo dove Dio ci ha posti, a una santificazione, ad una purezza che noi possiamo conservare ed ottenere nel nome di Cristo Gesù. Noi conosciamo passo dopo passo il Signore, ed è questa la disposizione di un vero vaso nobile, è colui che è pronto ad ascoltare il suo Signore, che lo riconosce. Dio si avvicina ai vasi nobili, sono motivo di gloria per Lui, sono motivo di vanto, e io voglio essere un vaso nobile per il mio Signore. Chi andrà per noi? Chi manderò? È la disponibilità che offre sempre il vaso nobile. Isaia, manda me Signore, non sono capace, non sono adatto, sono un uomo dalle labbra impure, ho tanti difetti, ma davanti al tuo appello so che non è per forza né per potenza, ma è per il tuo Santo Spirito, Signore. Il servo di Dio è colui che ha un messaggio da dare e non se lo tiene per sé. Vasi nobili che hanno un solo obiettivo, quello di rendersi puri, di santificarsi, che non hanno un cuore diviso, che hanno un messaggio da portare ai perduti. Questi vasi debbano essere pieni di Spirito Santo, vasi nobili, adatti, pronti per essere al servizio del Re.